Autobus e treni, approvata la delibera che salva ATP dal Consiglio Comunale di Genova, intanto dalla Regione buone notizie anche per i pendolari di Fincantieri che hanno i turni serali. Nuovi parcheggi, pronti la prossima estate, arriva Trigoso, altri posti macchina tra via Palermo e via Milite Ignoto. I lavori sono stati approvati con una delibera della Giunta di Sestri Levante. 29.000 euro per il sociale, Santa Margherita Ligure aumenta il finanziamento complessivo per i progetti di solidarietà presentati dalla consulta del volontariato. Un augurio speciale, visita del Vescovo di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, alla struttura Villa Sorriso di Rapallo. Cinema della Liguria, il volume dedicato alla storia delle sale cinematografiche dal 45 ad oggi, è stato realizzato da Petrella Speciale Venturelli e presentato oggi in Regione. Natività nuove e tradizionali, a Lavagna il Circolo del Brunzin organizza il tradizionale presepe in Fontana Buona, spazio alla creatività, rappresentazione vivente a Casaleggio di Rezzuaglio. Buonasera ai telespettatori del TG Tiguglio. Il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti ha presentato i provvedimenti adottati nel 2015 dalla legge sui rifiuti per incentivare la raccolta differenziata, la legge sul piano casa, per la riorganizzazione urbanistica, passando per la carta dei servizi alle imprese, la riorganizzazione del sistema di protezione civile, il nuovo numero unico di emergenze europeo e ha detto: abbiamo avviato un percorso di modernizzazione e di sviluppo e l'inizio di un cammino che sarà ancora lungo e durerà come minimo 5 anni. Ed intanto, in fatto di trasporti, arrivano novità da Genova per quanto riguarda autobus e treni. Sentiamo. Trasporti in primo piano. Per quanto riguarda ATP, il consigliere regionale di Forza Italia Claudio Muzio parla di senso di responsabilità circa l'approvazione della delibera avvenuta oggi in Consiglio Comunale a Genova per salvare aziende e posti di lavoro, anche se il percorso rimane difficile. Il documento consente ad AMT di diventare azionista ATP, trasformando il credito di 1.500.000 euro in azioni. Come avevo preannunciato, i consiglieri comunali con cui avevo parlato hanno garantito con la loro presenza in aula il regolare svolgimento del Consiglio genovese, ha aggiunto Muzio. Soddisfazione anche per quanto riguarda i treni, con l'orario serale modificato, andando incontro alle esigenze dei lavoratori di Fincantieri a Riva Trigoso in turno serale. Il prossimo 4 gennaio, come ha ricordato l'assessore regionale Berrino, entreranno in vigore alcune modifiche all'orario ferroviario. In merito alla tratta Genova-La Spezia, è previsto il posticipo di 8 minuti dalle 22.11 alle 22.19 per quanto riguarda la fermata di Riva Trigoso del regionale 24.483. Una misura richiesta dalla RSU di Fincantieri e finalizzata ad agevolare il rientro a casa dei lavoratori del secondo turno. È un punto su cui abbiamo lavorato per più di due mesi, prima ancora che entrasse in vigore il nuovo orario il 13 dicembre scorso e che trova ora la sua positiva e concreta conclusione, integra Muzio. In ordine alle altre modifiche sollecitate dai pendolari e oggetto di un ordine del giorno da me proposto e approvato all'unanimità dal Consiglio regionale il 15 dicembre scorso, ricordo che è tuttora in corso di monitoraggio da parte dei 6 ispettori della regione che stanno prendendo in esame le criticità nate a seguito dell'entrata in vigore del nuovo orario. Mi sento di affermare che per il ritorno dei pendolari da Genova verso il Levante, a partire dalle 17.30, c'è sul tappeto un'ipotesi di soluzione interessante su cui si sta lavorando. Sono infine impegnato per garantire una soluzione anche per gli studenti di Moneglia, Deiva Marina, Framura e Bonassola che in seguito all'entrata in vigore del nuovo orario devono affrontare disagi per il rientro a casa. Ed è stato approvato il piano attuativo 2016 delle iniziative finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese liguri. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore allo sviluppo economico Edoardo Rixi. Il piano, per un importo complessivo di 600.000 euro, si articola su azioni di promozione dei settori agroalimentare, florovivaismo, artigianato, high-tech in Italia, Europa, Nord America ed Estremo Oriente, economia del mare e missioni internazionali. Vogliamo valorizzare le produzioni liguri di eccellenza che puntano anche sull'innovazione e promozione della qualità del nostro territorio per rilanciare l'intero sistema ligure, ampliando le quote di mercato nelle nostre imprese, soprattutto quelle che fanno dell'eccellenza e della qualità il proprio business, ha dichiarato l'assessore Rixi. Adesso invece andiamo a Sestri Levante, sono pronti per la prossima estate i nuovi parcheggi nella frazione di Riva Trigoso, nuovi posti in macchina dopo l'approvazione di una delibera di giunta. Sentiamo.
La giunta di Sestri Levante ha approvato la realizzazione di nuovi parcheggi a Riva Trigoso tra via Palermo e via Milite Ignoto. Verranno realizzati nell'area dove oggi si trova il capannone di Metarriva, da tempo in disuso. L'opera prevede due fasi di intervento, la prima in cui avverrà la demolizione del capannone e la seconda durante la quale verrà realizzata l'area di posteggio. Saranno installati i punti luce, le recinzioni e verranno effettuate le opere di regimazione delle acque meteoriche. L'opera sarà completata per l'inizio della prossima estate, insieme ai 35 nuovi parcheggi realizzati in via Palermo, quale onere di urbanizzazione del posteggio privato che sta per essere ultimato. Dice il sindaco Valentina Ghio, l'offerta di nuovi parcheggi è rivolta anche e soprattutto ai turisti e a chi frequenta le spiagge del borgo di Riva Trigoso, anche in relazione al completamento della riqualificazione del fronte mare del paese prevista per la prossima primavera. Il comune di Santa Margherita Ligure invece informa che venerdì 1 gennaio non si terrà il tradizionale mercato settimanale di Corso Matteotti e Piazza San Siro. Le bancarelle saranno allestite come richiesto dagli ambulanti domenica 3 gennaio nella sola porzione di Corso Matteotti compresa tra Piazza San Bernardo e Via Romana. E restiamo a Santa Margherita Ligure, aumentano i finanziamenti per il sociale, progetti presentati dalla consulta del volontariato. Sentiamo i principali. La giunta di Santa Margherita Ligure ha dato via libera al finanziamento di 29.000 euro destinato a progetti di solidarietà del 2015 presentati attraverso la consulta del volontariato. Si tratta di un finanziamento importante per un comune delle dimensioni di Santa Margherita, di 4.000 euro superiore rispetto all'anno precedente, spiegano gli assessori alle associazioni Beatrice Tassara e ai servizi alla persona Emanuele Cozio. Sono risorse che finanziano progetti di continuità e progetti annuali presentati attraverso la consulta. Il finanziamento sarà dunque così ripartito. Progetti di continuità alla mensa dei frati, all'AVO per il sostegno del centro diurno e ancora il Melograno e Fondazione per il Mondo, progetto Arca. Per quanto concerne i progetti annuali, figurano invece Emergenza Famiglia, progetto Caritas, CAV, Banco di Solidarietà, progetto Weekend curato da ANFAS e poi il progetto presentato dall'Unione Cechi, lo Sportello in forma disabili e Vita al Cuore della Croce Rossa. Il comune di Rapallo ha ricevuto in regalo dalla nuova legge di stabilità appena approvata lo sblocco di ben 12 milioni di euro che saranno destinati a nuovi lavori. Tra i tanti appalti programmati, rileviamo però amaramente come non ci sia neanche un solo centesimo destinato alla riqualificazione del tratto costiero mediante la realizzazione di nuove spiagge libere e il potenziamento di quelle esistenti. Sono le parole usate dal comitato Muro Cabine Rapallo, che ricorda a sindaco e assessore all'ambiente che esisteva già un progetto in tal senso, ma che risulta misteriosamente scomparso. È quello del novembre 2013, commissionato dalla precedente giunta Costa allo studio ELB Ingegneri Associati di Genova e che prevedeva la realizzazione di due nuove spiagge. E visita del vescovo di Chiavari, intanto alla struttura di Villa Sorriso, ancora a Rapallo. Vediamo il servizio. Dopo il recente scambio di auguri di Natale con le scuole e il sindaco di Rapallo, adesso a visitare la struttura di Villa Sorriso di via Aurelia di Levante è stato il vescovo di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, in visita pastorale. Un'altra mattinata importante, dunque quella di ieri, per questa realtà che apre le porte a molti eventi ed iniziative per coinvolgere i suoi ospiti. Si dice che il Natale è la festa dei bambini, ma è anche la festa degli anziani, dei nonni. E sono venuto volentieri a salutare questi nonni, a vedere questa bella struttura che è tutta dedicata a curare anche situazioni molto difficili, ho visto. Faccio i complimenti, penso che ci sia bisogno di questo aiuto che dobbiamo dare ai nostri anziani. Io dico sempre, se lo sono meritati con la loro vita. E noi dobbiamo dare il meglio possibile. Qui mi sembra, ho constatato anzi, che si dà il meglio e si cerca non soltanto di curare, ma anche mi pare di fare una ricerca avanzata. Credo che questo sia una bella notizia. Gli anziani danno affetto e hanno bisogno anche di affetto, hanno bisogno di sentirsi non messi da parte. Io sono molto d'accordo con Papa Francesco quando dice che dobbiamo superare lo scarto dei piccoli e degli anziani.
e superare lo scarto vuol dire riportarli sempre nel nostro abbraccio. Ricordiamo adesso la notizia di servizio di Idrotiguglio che comunica che a causa di lavori urgenti sulla condotta principale dell'acquedotto di Lavagna domani dalle 8 alle 14 potranno verificarsi cali di pressione e brevi interruzioni della fornitura idrica sul territorio. Alla ripresa del regolare servizio potrebbero inoltre esserci lievi intorbidimenti dell'acqua. Dal 45 fino ai giorni nostri, presentato oggi a Genova un prezioso volume dedicato alla storia dei cinema della Liguria. L'incontro si è svolto in regione, protagonista anche le realtà del nostro territorio. Vediamo. Non solo spettacolo, il libro I cinema della Liguria, storia delle sale cinematografiche dal 1945 al 2015 di Stefano Petrella, Riccardo Speciale, Renato Venturelli, presentato stamattina nella sede della regione, è un vero e proprio gioiello per gli appassionati. Leggendo questo libro c'è da un lato tanta voglia di riscoprire storiche sale, qualcuno lo farà con un po' di nostalgia, ma anche tanta voglia di guardare avanti riscoprendo le sale oggi dotate del digitale e divenute luoghi di incontri e centri culturali, ha detto l'assessore regionale a cultura e scuola Ilaria Cavo, e protagonista è anche il nostro Tiguglio. Il Tiguglio era fornito molto bene di sale cinematografiche, anche adesso però è quella che forse ha perduto meno dal punto di vista numerico. Certo, qualche sala è sparita, però Rappallo per esempio ha una multisala, tre schermi, e prima non c'erano, è vero che c'era l'Italia e il Grifone e l'Augustus, ma adesso al posto di questi tre ce ne sono uno solo con tre schermi e quindi offre le stesse possibilità agli spettatori. Certo, i tempi cambiano e anche i cinema sono cambiati. Riprendiamo parlando della festa per l'ultimo dell'anno. Sono parecchi gli eventi organizzati in giro per il comprensorio, ma noi in questo servizio parliamo di come darà il benvenuto al 2016 il comune di Lavagna. Sentiamo. È partito il conto alla rovescia per la grande festa di fine anno promossa dal comune di Lavagna. Una importante novità, il 31, assessore, che cosa ci aspetta? Ci aspetta una serata molto particolare, infatti come amministrazione era già un po' che pensavamo a riproporre un capodanno diverso, alternativo, come già era successo in passato, quindi portare un po' di gente in piazza. Quindi dopo aver parlato tra di noi abbiamo deciso insieme ai locali, alcuni della piazza come il Barrico, lo Spinacker, il Cartugna e il Desco dei Fieschi, di proporre una serata con la tensostruttura, con il DJ, in modo che, visto anche il clima favorevole in questo periodo, perché l'alta pressione ci sta dando una mano molto importante, di proporre questo Capodanno in piazza, che non vuol dire escludere, come era successo l'anno scorso, il porticato Benardello, ma proporre un'alternativa, quindi avere la possibilità di proporre, visto che la nostra città ce lo consente, diversi sviluppi per i ragazzi. Speriamo che ci siano tantissimi giovani, i bar, i locali sono pronti ad accogliervi e quindi penso che sarà una bella serata, visto che le previsioni meteo sono ottime. Allora il 31 sera tutti in Piazza della Libertà, largo spazio al divertimento e molta musica naturalmente. Sì, quest'anno abbiamo deciso di continuare con la filosofia dell'anno scorso, ci sarà una serata DJ set, è un gruppo di ragazzi firmati da Marco Rocca, il gruppo di Marco Rocca, i Clan si chiama il gruppo, che proprio qualche giorno fa ha fatto una serata nei locali di Chiavari. Il 31 saranno qua, la serata inizierà alle 11 di sera e proseguirà fino a notte inoltrata, alle 3, alle 2, alle 3, e nell'insegna del divertimento. Sì, una serata per i giovani, ma non solo, per le famiglie, vi aspettiamo numerosi e voglio ringraziare anche i commercianti per la partecipazione. Da parte dell'amministrazione comunale e dei commercianti della piazza, auguriamo buon anno a tutti. Ed intanto, restando in zona, per chi non ci fosse riuscito, è ancora possibile visitare l'originale presepe del Brunzin, sempre a Lavagna. Ricordiamo che il ricavato delle offerte sarà devoluto ai bambini dell'ospedale San Carlos del Chiapas e a Medici Senza Frontiere. Previsto anche un contributo all'associazione Teneti Ala di Chiavari, che opera in Centro Africa. Ma vediamo le immagini relative a questa rappresentazione, arricchita ogni anno con nuovi personaggi. Ci troviamo al giardino della Torre del Borgo per visitare il tradizionale presepe preparato dal Circolo Culturale Amici du Brunzin. È un appuntamento tradizionale molto sentito nel nostro territorio. Ricordiamo che questa singolare rappresentazione si può visitare ancora fino al 10 di gennaio.
Sì, fino al 10, forse anche due sabati e due domeniche in più. Ci sono già state tante presenze tra scuole e cittadini vari, sono tanti venuti a vedere il presepe. Tantissimi, siamo stati anche nell'asilo a far vedere come si costruisce una statuina, interessantissimi i bambini come sempre. Ecco, a proposito delle statuine, come sappiamo questo presepe è caratteristico proprio perché riproduce anche i personaggi del posto, ma non soltanto. Ricordiamo quali sono le novità di quest'anno. Le novità sono gli attori liguri, quelli nati in Liguria, eccetto Lamellato perché collaborava col Teatro Stabile di Genova e poi c'erano poche donne, abbiamo deciso di mettere Lamellato. Poi ci sono i dottori Mangiante, purtroppo, che è mancato, che è poco, e il dottor Caffese con Ettore in una scenetta lì. Poi c'è Giacomino, il motociclista, quello che ha avuto quell'incidente brutto, che la sua mamma ci fa i vestiti, e poi più o meno sono le stesse statuine degli altri anni, perché sempre alla scoperta a ricercare il personaggio. Sì. Quanto tempo occorre per realizzare una statuina? Dipende, se le caratteristiche sono più pronunciate si fa presto, faccio abbastanza presto, poi però bisogna vestirle, c'è una lavorazione insomma. E oltre a visitare il presepe del Brunzin è possibile ammirare anche al piano terra della torre del borgo, sempre a Lavagna, la fedelissima riproduzione, eccola qui, della Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno. A realizzarla è stato Fabio Castelli, che lo scorso anno aveva invece proposto, lo ricorderete, la Basilica di Santo Stefano con il porticato Brignardello a Lavagna. Un lavoro minuzioso, una riproduzione reale che è molto apprezzata dal pubblico che si reca nei giardini di via 20 Settembre nel centro storico. E parliamo anche questa sera del concorso Presepi in Fontana Buona, giunto alla 28esima edizione con cerimonia di premiazione il prossimo 16 gennaio. Nel servizio le immagini della Natività di San Colombano di Vignale, Orero e Coreglia Ligure. Tra i presepi più originali che partecipano alla 28esima edizione del concorso in Fontana Buona c'è sicuramente quello allestito da Don Matteo Prettico nella chiesa di San Colombano Abate di Vignale nel comune di San Colombano. La Natività è sistemata su una barca rovesciata, mentre intorno si trovano una serie di fotografie dove, oltre a Papa Francesco, si possono riconoscere i grandi della terra, ad esempio Obama e Putin. Presenti anche il premier Matteo Renzi, il leader della Lega Nord Matteo Salvini ed è inoltre presente Maria Teresa di Calcutta. Quest'anno partecipano al concorso anche i presepisti della chiesa di Sant'Ambrogio ad Orero. La Natività è posta all'interno di una capanna, mentre intorno c'è il paesaggio tipico del nostro entroterra, con le case fatte di muri di pietra vista e la copertura in ardesia. Non manca neppure un mulino. Semplice ma significativo il presepe allestito nella chiesa di San Niccolò Coreglia Ligure, come sempre un grande uso del legno locale. Non a caso la Natività viene proposta incastonata tra un tronco e un ramo di castagno. Una serie di cartelli invita a compiere opere di solidarietà. E adesso vi mostriamo invece un servizio relativo al presepe vivente di Casaleggio, caratteristico borgo nel comune di Rezzoaglio. Ad animare l'evento sono stati i bambini, i giovani e meno giovani dei comuni proprio di Rezzoaglio e di Santo Stefano d'Aveto. Vediamo. Salvete! 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 Questa è la seconda edizione del Presepe Vivente, è nato l'anno scorso proprio da un gruppo di amici. Quest'anno abbiamo deciso di ripercorrere questa avventura perché è stata molto bella, hanno partecipato un sacco di persone e in più anche i colori della giornata erano fantastici. Casaleggio è un piccolo borgo
pieno di architettura, di archi, di volte, di nicchie, dove per noi è stato quasi naturale vedere una grotta e pensare che lì poteva esserci la grotta dove è nato Gesù. E quindi abbiamo deciso che il nostro paese poteva sembrare un mini presepe, addobbato con tutte le luci, tutti i colori, perché oltretutto tutte le persone hanno partecipato a fare tutte le decorazioni. Comunque l'anno scorso abbiamo avuto quasi 300 persone, quest'anno i numeri sono raddoppiati. Io ti vedo qui a La più grande soddisfazione è stata sentire proprio dalle persone: mi raccomando, rifatelo il prossimo anno, perché è un'esperienza bellissima che ci ha portato il vero senso del Natale. E quindi siamo già pronti a dire che il 27 dicembre del prossimo anno il presepe vivente di Casaleggio aspetta. Quanto ti costò la becciamata? E anche quest'anno si svolge il concorso dei presepi organizzato dalla parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio in collaborazione con la Pro Loco Capitaneato di Rapallo. L'idea era nata da Antonio Gori ed è strettamente legata con il concorso Realizza un presepio, Palio dei Presepi Umberto Ricci, riservato alle scuole elementari di Rapallo e di Zoagli. La premiazione del concorso è fissata per venerdì 8 gennaio 2016 alle ore 17 presso la Casa della Gioventù e delle Opere Sociali. Un soffio di Novecento, successo per l'esibizione all'Auditorium di Chiavari per il concerto dei fiati e dei conservatori di Genova e La Spezia. Il programma rientrava nell'ambito di Festivo 2015, promosso come sempre dalla Società Filarmonica Città di Chiavari, Tiguglio Musica. Ecco allora un momento della performance. Così ci salutiamo, grazie per essere rimasti con noi anche questa sera. Vi lascio al meteo, alla rubrica dell'Associazione Culturale Eucastello, a seguire Fra Amici insieme a Giuliano Fogola. Poi vi ricordo come sempre che potete rivedere in replica questa edizione del TG alle 20:20 sul canale 117 Tiguglio TV. Trovate le notizie sul sito www.intellatv.net, sulla nostra pagina Facebook, su Twitter, e trovate il telegiornale anche su YouTube. La nuova edizione del TG Tiguglio domani alle 12:45. Una buona serata. Previsioni per domani, mercoledì 30 dicembre. Nelle ore notturne, deboli piogge sparse residue.
In mattinata miglioramento delle condizioni meteo, con tempo in prevalenza soleggiato, disturbato da locali addensamenti residui. Venti in rotazione e rinforzo settentrionali fino a forti, con isolate raffiche sui crinali. Mare mosso, umidità su valori medio-bassi. Le temperature previste sulla costa tra 10 e 14 gradi, nell'entroterra tra 4 e 12 gradi.